sono amichevoli importanti quelle che stiamo facendo, perché comunque ci sono due settimane di pausa del campionato e non facendo il Viareggio dobbiamo tenere la forma, e quindi sono molto importanti per il minutaggio e anche contro delle belle squadre che abbiamo incontrato, tipo il Pontedera o Nizza oggi. Loro tenevano un ritmo molto alto, molto veloci e molto forti fisicamente, noi abbiamo tenuto molto bene, infatti siamo riusciti anche nel secondo tempo a strappare la vittoria. È una grande soddisfazione allenarmi con la prima squadra e noi, i nostri compagni, cerchiamo di rubare molto dai giocatori di Serie A, ci servirà molto per la nostra carriera che andremo a fare. Il quinto posto è lì, non è facile da raggiungere, però la Samp ha il dovere di crederci e fare la corsa sul Sassuolo. Sì, noi dobbiamo crederci fino all'ultimo, non dobbiamo mollare niente, perché nel calcio non si sa mai, si sa, il pallone è rotondo e può succedere di tutto. Il Nizza è una squadra internazionale, sono molto bravi e abbiamo fatto comunque una buona partita, siamo riusciti a venire qua e riuscire a strappare un risultato importante, siamo riusciti a vincere e sono contento. È una grande soddisfazione ogni volta andare su, quando il mister Montella ha bisogno noi ci facciamo rispondere, cioè ci chiamiamo sempre pronti. Comunque è una soddisfazione immensa andare su ogni volta e cerchiamo ogni volta di rubare qualcosa dai più grandi per cercare di migliorare in tutto per tutto. Sampdoria, che in questo momento la primavera del campionato è fermo, ma è concentrata sul campionato. Le posizioni non sono facili da scalare, però l'obiettivo è quello di fare la corsa su Sassuolo fino alla fine. Sì, ovviamente l'obiettivo è quello di provarci fino all'ultimo, noi siamo abituati a non mollare mai perché ci crediamo, nel calcio può succedere di tutto e quindi noi siamo lì e cerchiamo sempre ogni sabato di andare in campo e cercare di vincere tutte le partite.